Bene ragazzi, sono Mario, non so se è il prossimo video, raga, oggi terzo video di questa serie, siamo sempre qui sulla, appunto sulla serie del Giro d'Italia 2020, subito un bel like, come condividere il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e andiamo subito raga con questa terza tappa, oggi arrivo in salita, una frazione di 70 km con diversi GPM, 4 GPM di seconda categoria, uno di terza e due di marca categoria. Proveremo anche a prendere un po' di punti per la maglia ciclamino con Moschetti, quindi se non avete visto i video appunto precedenti di questa serie andatevi a guardare e poi tornate in questo. Comunque andiamo subito alla partenza. Raga, e siamo a 10 km 100 metri, c'è stato un attacco di Egan Bernal veramente forte e infatti ha preso già un 56 secondi, ha preso. Intanto skippiamo un po' avanti per vedere un po' cosa succede. Tanto Bernal, raga, sempre primo, poi c'è Nairo Quintana e noi siamo a quasi a 3 minuti, è un attacco veramente forte. E questa salita comunque è complicated e dobbiamo raga provare a limitare i danni perché ovviamente c'è un distacco elevato. Comunque scattiamo con Vincenzo, raga, mancano 5 km 200 metri, l'arrivo di energie non abbiamo chissà quante e vediamo un po', eh. Quattro chilometri di raga all'arrivo, 4.100 metri all'arrivo, pendenza del 12%, e ora 10%, comunque una salita veramente complicated, molto esigente. Andiamo, siamo 1 minuto e 40 da Bernal. Raga, ci siamo fatti, diciamo, sorprendere da questo attacco del colombiano. Andiamo, ultimo chilometro. Attenzione, che stiamo crollando, raga, non dobbiamo appunto crollare. 10, penso è più di così, appunto non riusciamo ad andare perché prende poche energie. Vediamo un po', eh. Qua 100 metri, raga, all'arrivo abbiamo un ritardo di 1 minuto e 22 da Bernal. Tanto qua scattiamo, anche se crolliamo non fa niente. E andiamo alla classifica di tappa. Eccoci qui, raga, classifica di tappa. A vincere appunto è stato Egan Bernal con un attacco veramente forte. E noi siamo fatti sorprendere. Comunque, secondo posto per Quintana e terzo posto per Pinot. Noi andiamo quinti con Vincenzo Nibali, 1 minuto e 14 secondi. E ora andiamo a vedere la classifica generale. Ed eccoci qui, raga, classifica generale. Primo posto per Egan Bernal con 21 secondi su Nairo Quintana e 24 secondi su Pinot. Noi siamo quindi anche classifica generale con un ritardo di 1 minuto e 46 secondi, quindi un bel ritardo. Che si può.